L'altro ordine del giorno che riguarda la qualità dell'aria, vista la situazione di continuo protrarsi del virus che stiamo vivendo, quindi interventi strutturali per l'utilizzo di sistemi di depurazione dell'aria basati su filtrazione ad alta efficienza per arginare la circolazione del Covid. Ringrazio ancora il dottor Alberto Schiavone che mi ha più volte segnalato e argomentato e aiutato nel preparare il documento, perché è ormai evidente, come descritto nell'atto, che non solo l'OMS ma tutti gli più autorevoli enti o anche figure autorevoli nel mondo della medicina, virologi e non solo, descrivono quanto è importante contenere questo fenomeno di aerosol. Infatti già la regione Puglia, ad esempio, anche si è attivata in questo senso. Anche la regione Marche ha destinato 9 milioni di euro. La regione Marche ha destinato 9 milioni di euro per installare impianti di ventilazione nelle scuole marchigiane. I nostri ragazzi costretti a usare la mascherina tutto il giorno per essere a scuola. L'impegno è ad avviare un approfondimento e tematico studio di fattibilità e ricerca nel riuscire a capire come Regione può installare questi filtri insieme, non da meno, al monitor per la CO2, perché è stato dimostrato che è una misura che serve ed è efficace in questo senso.